Hurricane Billy, Wild Billy, più tardi il regista del male, l'enfant prodige nascosto della New Hollywood, il nome dietro ai film maledetti degli anni 70. L'uomo che si divertiva a sovvertire le regole, il professionista di cinema e non solo che ha fatto della destrutturazione delle convenzioni il leitmotiv di una carriera irripetibile per tutti. Perché per tutti Friedkin sarà per certi versi veramente irraggiungibile e lo sarà per sempre. Ma oltre questo è anche un artista incredibilmente poliedrico nell'eccezione più godardiana e quindi politicamente impegnata del termine, è in grado di passare con disinvoltura dal grande al piccolo schermo per poi cimentarsi con il teatro e la lirica, ma sempre lasciandosi guidare dalla volontà di seguirsi senza fare e soprattutto farsi sconti. William Friedkin, morto all'età di 87 anni lo scorso 7 agosto, era un creatore di immaginari, un artigiano del cinema di un'intelligenza e di una maestria fuori dal comune e soprattutto un uomo impossibile da imbrigliare perché dalla struttura intellettuale gigantesca. Il più giovane regista vincitore del premio Oscar che affermò poco prima di ricevere il Leone d'Oro alla carriera a Venezia 70 come quest'ultimo sia per lui il riconoscimento più grande mai ricevuto. Quella stessa Venezia che in questa edizione, 10 anni dopo, ospiterà il suo film postumo The Kane Matinee Court Martial e il restauro per il 50° anniversario dell'Esorcista, una delle sue pellicole più celebrate. Ed ecco quindi quelli che secondo noi sono i suoi film davvero imperdibili. Tratto dall'omonima opera teatrale di Mark Crowley, Festa per il compleanno del caro amico Harold del 1970 è stata la prima pellicola a Hollywood che ha trattato l'omosessualità, inserendola all'interno di quel lungo discorso di dispersione esistenziale del maschio bianco che il cinema nordamericano di quell'epoca stava portando in scena. Quell'idea di coltivare i mostri che nascono quando un mondo sta morendo e l'altro fatica a nascere. Premiato con 5 statuette agli Oscar del 1972, il braccio violento della legge propone il perfetto duo composto da Gene Hackman e Roy Scheider. Due facce della stessa medaglia, uno violento e l'altro riflessivo, ma entrambi persi in crisi e in balia delle proprie manie. La città qui diviene un teatro desolante che Friedkin adopera con precisione chirurgica, facendola diventare man mano la reale protagonista di un capolavoro senza tempo e senza il quale non avremmo probabilmente registi e lavori che hanno riempito i nostri occhi negli ultimi 30 anni. Ci sono almeno due scene indimenticabili, come l'inseguimento fallito in metropolitana e quello in macchina della durata di 8 minuti per il quale ci sono volute 5 settimane di riprese, e a proposito del quale Friedkin in persona si è detto sorpreso che tutti ne siano usciti interi. L'Esorcista, tratto dall'omonimo romanzo del 1971, è la creazione di un canone cinematografico, una pellicola che esce dal genere per crearne un altro partendo da componenti sensoriali su cui fa leva la settima arte e trasportare così lo spettatore in un mondo al di là della propria coscienza quotidiana. Un terrore epidermico che Friedkin crea grazie a un impianto scenografico ed effettistico stratosferico anche 50 anni dopo, e a una regia e un montaggio che ancora una volta rivelano la volontà del cineasta di sfruttare i fatti narrati con il suo solito realismo ideato per vivisezionare tematiche umane e primordiali, e nello specifico dando corpo a delle paure figlie di una visione reazionaria che era quella della società americana dell'epoca. Una pellicola enorme che riflette sul senso della fede, adoperando l'iconoclastia come un gesto di ribellione verso l'ordine costituito, verso i propri padri e verso le proprie eredità. Un'opera di liberazione che dà accesso a un piano altro talmente al di sopra dell'uomo da schiacciarlo oppure ispirarlo. Si tratta probabilmente del film maledetto per eccellenza della carriera del cineasta, che come disse lui stesso e poi confermò anche il protagonista Al Pacino, sembrava di filmare in zone di guerriglia urbana data la violenza dei protestanti. Friedkin voleva infatti cercare di affrontare un genere, quello del giallo, rielaborandone le regole per poi utilizzarlo come strumento di vivisezione di un corpo, metafora di un sentimento politico e sociale che ha le sue radici nelle violenze umane. È una sorta di continuazione del braccio violento della legge e c'è anche una sequenza in particolare per testimoniarlo, oltre che lo spostamento da New York a Los Angeles e la riproposizione di una coppia di detective, ma stavolta con un netto squilibrio di poteri a favore del ricercato, un meraviglioso, suadente e irresistibile Willem Dafoe. Il poliziesco definitivo degli anni Ottanta che affonda le sue radici nell'immaginario del decennio precedente per cambiare tutto quanto, provando anche come Friedkin continui sotto traccia un discorso personale pur attraverso generi differenti. La regia è fenomenale, elegante come sempre, diretta e precisa, perfettamente innestata in un montaggio veloce e travolgente. Un Friedkin ultra settantenne in forma straordinaria in pratica. E un altro motivo per cui è giusto segnalare questo film è la direzione attoriale, che permette a Matthew McConaughey di fare quel passo che lo condurrà all'Oscar di lì a poco.
Ed è anche un modo per sentenziare come il lavoro di Friedkin sugli attori sia un'altra delle qualità a volte sottovalutata per cui deve essere ricordato. E voi cosa ne pensate? Qual è il vostro film preferito di William Friedkin? Fatecelo sapere nei commenti!